you know, my first reaction when the coach called me and told me I should come here, I was thinking hockey in Italy, wasn't too sure about it. And you know, as soon as I got here, I didn't know how passionate people were about hockey here and how popular it actually was. And you know, it's a pretty unique area of Italy. Questa è Bolzano, una piccola città di 100.000 abitanti nel nord Italia. Una città che nel resto del paese è famosa per le montagne che la circondano, per il mercatino di Natale e soprattutto come concetto limite. Ma dove sei andato? A Bolzano? Significa ad esempio molto, molto lontano. Praticamente ai confini del mondo. Ma che sei, di Bolzano? Può significare invece, non proprio italiano. In effetti, il 26% della popolazione della città parla tedesco, percentuale che nella provincia sale circa al 70%. Complicato? In effetti un po' lo è. E ancora non avete visto i cartelli bilingui. Ecco. Senza dubbio, siamo gente un po' particolare. Qui è tutto simile e tutto un po' diverso. C'è una cosa, però, che mette d'accordo tutti, italiani e tedeschi. Il calcio. Scherzo, i bolzanini non seguono sport minori. Così, se tutti gli italiani hanno una foto di sé da bambini mentre giocano a calcio, io invece ho questa. Perché da 85 anni qui c'è una sola malattia, l'Hockey Club Bolzano. La squadra di hockey su ghiaccio più titolata d'Italia, talmente titolata, che 4 anni fa ha dovuto espatriare in Austria per trovare avversari alla sua altezza. Quella che vedete è una partita che nessuno, solo 3 mesi prima, avrebbe mai creduto possibile e che sta tenendo tutta la città con il fiato sospeso. È la fine di una storia senza precedenti per l'hockey su ghiaccio, non solo in Italia ma anche in Europa, paesi sempre innevati compresi. Per raccontare questa storia, sono partito da Roma in un giorno di pioggia, e ho raggiunto lo stadio del ghiaccio di Bolzano, il glorioso Palaonda. Oh, mi ero dimenticato quanto fa freddo Bolzano, sempre. Insomma, saremo anche un po' freddi e sostanzialmente improbabili, ma c'è un posto dove per 60 minuti di gioco effettivo beviamo birre e diventiamo molto più simili, praticamente identici, a tutti gli altri italiani. Questo è Martin Pavlu, uno dei giocatori del Bolzano più forti di sempre. Italiano di origine ceca, ha vinto 12 scudetti ed è stato uno degli idoli della mia infanzia. Ho chiesto a lui, ai giocatori di oggi, ai tifosi, al grande capo ed altri collaboratori della società cos'è esattamente Bolzano per l'hockey italiano. È la città dell'hockey degli ultimi 40 anni, possiamo dire, che Bolzano ha fatto la storia e continua a fare storia. Sempre questa mentalità vincente, e che si tramanda, non so se è il fatto dell'atmosfera o cosa, però è così è Bolzano. Cazzo, abbiamo il ghiaccio, il freddo, cose, è proprio fatta per l'hockey Bolzano. Abbiamo vinto 19 titoli italiani, e questo nessuna squadra ha vinto come noi. Io direi, perché sono juventino, penso noi siamo la Juve del calcio italiano. Il calcio non c'è, il calcio non ha mai appassionato più di tanto qua, non so neanche come spiegarlo, perché qua l'hockey è la vita, capito? Non ce ne fotta un cazzo del calcio. L'hockey su ghiaccio è stato il primo esperimento di convivenza, di fatto, perché già negli anni 60 c'erano italiani e tedeschi che si mischiavano, erano sì magari due cose diverse, ma che tifavano la stessa squadra, e quindi si ritrovavano assieme per tifare la squadra della città. That's another thing I had no idea about. I had no idea that half the population spoke German, and it took me a while to realize, okay, what's going on? Like, which people speak German? Which people speak Italian? It's something I think a lot of people back home have no idea about. And you know, people always would text me, "Oh, you speak Italian? Are you speaking Italian?" I'm like, well, you know, most of my teammates, their mother tongue is German. And I've been picking up more German
an Italian actually, and they were just as dumbfounded as I was. And but I didn't really realize it till I got here how much German there is here, or Sudtirolian, I should say. I guess there's a little different dialect, but I mean the food's still great though, so that's important. Yeah, exactly. That was part of the confusion too. That I go home, everyone's speaking German. I come to Bolzano, everyone's speaking Italian. It's 10 minutes away, and you know, it's cool to have such a different culture here. Oltre agli altotesini di lingua italiana e tedesca, una gran parte del roster del Bolzano è storicamente sempre arrivato dal sud, seppur indirettamente, attraverso cioè figli e nipoti di italiani immigrati in Nord America. Sto parlando degli oriundi italo-canadesi e italo-americani che permettono da sempre alla squadra di giocare ad alti livelli. I speak a little Italian with, let's say, Frigo and Marchetti, so I get, yeah. They're from Italy, like, well, Italian, they speak Italian, not the Deutsch, so yeah. I guess I improved it a bit, yeah. And we were getting off the ice, and a lot of the fans were going, die, die, die. So, like, back home, I was like, die means, like, they actually want to, like, die. But then I asked one of the guys, like, why are they saying that? And it means, like, let's go, let's go, let's go. So that's the first thing I picked up here. It was obviously exciting for me, knowing that my mother's side, his background is from Italy, and knowing that I was able to become an Italian citizen was exciting. And my dad was born in Canada, but his parents are, yeah, they're from Calabria, yeah. Yeah, there's actually one guy, I talked to him on Facebook, and you know, he's from Calabria. Yeah. So, you know, we talk. He's actually a big supporter of mine, so. I don't know, they're part of like those great fans in the Curva, and he just made a poster of me and like the Calabrian sniper, and he put like the pepper that represents Calabria, so it's pretty cool. I'll take it back home with me for sure. Yeah. I've been there, yeah. It's a little town in the mountain called Mamola. Okay. It's incredible. The streets you can barely drive a car on, and okay. We went to my grandparents where they used to live, and it was a surreal feeling for sure. L'hockey su ghiaccio non ha una tradizione di tifo organizzato paragonabile a quella del calcio. Il concetto di curva è inesistente nel Nord America e anche in Europa non è particolarmente diffuso. Da quando l'Hockey Club Bolzano è espatriato in Austria, è quindi diventato famoso, oltre che per i risultati, anche per aver portato con sé degli ultra figli della lunga tradizione della Serie A italiana di hockey, tifosi che tengono per la propria squadra in modi che altrove, in questo sport, sono estremamente rari. I have heard that there's a good fans here, but I didn't even understand that what they are like, because it's unbelievable. I have been in many places when I was playing in North America and whatever. I've been coaching in Russian League, Finnish League, or whatever, but I've never ever seen fans like that. Oh, the fans are great. I've never seen anything like this. Honestly, it's something else. You know, I tell all my friends back home. I even posted a video on Instagram about them. It's just something else. You know, you gotta come here and see it, because you know, pictures or videos don't even do it justice. It's something else. Yeah. Tutti i giocatori stranieri con cui parlo, la prima cosa che mi dicono, cioè l'atmosfera che c'è allo stadio, per loro è una cosa fuori di testa. La maggior parte arriva direttamente qua da Canada, Stati Uniti, dalle leghe minori, dove magari si è abituato anche a livello di college, università, a giocare davanti anche a 10.000 persone, che però fanno un tifo molto, diciamo, educato, no? I mean, they're crazy, man. We love their support. You know, at the beginning of the year, I think we felt the opposite side of that. Obviously, they weren't too happy with us, and rightfully so. But that's good. I mean, it keeps the players honest, and you know. Di gol ne vedo pochi. L'ultima partita forse ne ho visto uno, però quello che mi piace è proprio mentre magari sono lì con qualcuno, eccetera, sentire l'urlo e vedere la gioia così. E ti abbracci col primo che capita, o la prima che capita. Io quando c'è la partita piaccio di poter guardare la partita ed essere concentrato e non dover poi trattenere un po' i nostri sponsor, perché questo ovviamente qui ci sono tanti sponsor e anche questo è il mio compito, ma questo lo faccio durante gli intervalli, prima o dopo la partita.
The whole team loves the Tokola chant. And when we're out or someone says Tokola, we'll just start Tokola, Tokola. We'll just get it going. And I think he's getting kind of sick of it because we sing it about every 10 minutes when he's around. But it's pretty funny. We have some good laughs. And you don't ever hear that in Finland. And I was gay. So it was so nice to like hear that. But also it was always a little bit hard for me that I really need to forget that and concentrate to the game. Okay, it feels great, but still I need to just keep my focus in the game. Lo si vede anche dal fatto che tantissimi stranieri, anche quest'anno, quando la squadra rientra in campo dopo aver vinto la partita, ne vedi tantissimi che si portano il telefono e si fanno i video di cosa succede dopo la partita, perché è una cosa talmente figa che devono poi conservarsela anche loro. Ed è una cosa che pesa, assolutamente. I go usually for a walk after the practice. Every day I try to walk, and I have my own route where I go. And people stop and keep talking, and even they stop their cars and yell from the windows, car windows, and that's unbelievable. It never could happen in Finland, never. Ci nasci con l'hockey a Bolzano? Chi non è mai andato al pallone da patinare? Magari a Roma tirano quattro calci al pallone nel parchetto sotto casa, io in cortile giocavo con le stecche a pallino a tennis. Ok, Bolzano, semplice. Torneo 6 Nazioni nel 94, campioni. Inaugurazione del pallonda. Qua c'ho tutti gli autografi di quella squadra. Tutti, di tutti quanti, soprannomi, ci tenevo tantissimo, era tutto per me l'hockey. E i bei ricordi. Ti manca? Però? Sì, tantissimo. Ho mollato l'hockey, per un po' non ho più voluto andare neanche al pallavolo, proprio non volevo saperne più niente. Poi il richiamo è troppo forte, c'è poco da fare, è uno sport che ti rimane dentro, è troppo bello. Per me, io mi ricordo una delle prime volte che sono andato su in curva, che era sopra ancora la curva, e a un certo punto io stavo sempre in un angolino per i fatti miei, perché non conoscevo ancora nessuno, un giorno mi chiamano perché mi vedono che sono lì a tutte le partite, vieni giù con noi, allora iniziamo a cantare, cose. A un certo punto parte una canzone che io non conoscevo e non sapevo il significato e cosa stesse succedendo. Era, mi ricordo una vecchia canzone che cantavano sempre gli ultra, non ricordo ben le parole, ma faceva la 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 la. E finito la 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 la, sono partiti tutti quanti a menarmi. Poi ho capito. È stato tipo l'iniziamento, cioè il benvenuto, no? Sì. Sono preso una fracca di legnate, poche parole. Però è stato bello anche quello. E da lì basta, la curva è una famiglia, la curva sei fratelli tutti quanti. Lui è Olivo, forse il tifoso più famoso dell'Hockey Club Bolzano. Come lo sia diventato, lo spiega lui stesso. Ti dirò, non so neanche io, forse ne avevo una manciata in tasca che io non ne mangio, quindi no. Ce l'avevo in tasca, Olivo, ma ce l'hai una caramella, è andata così, eccetera, poi dico, ma cavolo, magari sai per la gola, poi cose, eccetera. Allora ho cominciato un sacchetto, due, tre, quattro, poi ho cominciato, poi per i bimbi soprattutto, no? Poi ho cominciato a ciupa ciupa, le caleca, le liquirizie, poi è diventata una cosa che se non la fai manca. Quante ne porti di solito ogni partita? Quante caramelle? Ma la borsa 4 kg. 4 kg? Sì. 128. Oh la cifra tonda. Io sono andato in tribuna di fronte ai giocatori, sono stato là tranquillo, guardavo la partita e poi a destra che c'era tutta la curva e ho pensato subito, questa è la mia ultima partita, cioè è la prima, ma è l'ultima che vedo qua, perché il mio posto è quello lì, l'ho sentito da subito. Dieter Knoll è il grande capo dell'Hockey Club Bolzano,
È lui a decidere quasi tutto. È lui che con pochi soldi riesce a rendere competitivo il Bolzano ogni anno. È sempre lui che, quando le cose vanno male, viene attaccato da tutti. Senza di lui non ci sarebbe l'Hockey a Bolzano, non ci sarebbe la Ebel. Con tutti i difetti di questo mondo, perché nella scorsa della sua carriera da dirigente ha anche commesso errori, però ci ha sempre messo, oltre a un sacco di soldi in passato, ma veramente un sacco di soldi, ci ha messo sempre della gran passione. Sono un po' anche, si può dire, pazzo, perché io avrei dovuto già smettere parecchi anni, perché mi ha costato l'Hockey soldi e tanto tempo, forse anche un po' di salute, perché è un lavorare, pensare, e poi si deve dire che non lo faccio adesso a tempo pieno, ma io ho altre due imprese, poi ho la famiglia, è una giornata di lavoro che ho io, che sono 14 ore al giorno e non 7-8 che è una persona normale. No, alla fine di tutto dobbiamo ringraziarlo per tutti gli sforzi che fa. Lo dicono il giocattolo di Knoll, no? L'Hockey che fa tutto quello che vuole, certo. Però in effetti dobbiamo solo ringraziare, come la vedo io. Onestamente non so se via lui abbiamo i 7 miglia del paraonda. Qui al Palaonda e al vecchio palazzetto di Via Roma sono passati tantissimi grandi giocatori di hockey. Raccontarveli tutti è impossibile, per cui ne ho scelti tre. Uno è l'unico italiano che è entrato in una Hall of Fame internazionale dell'hockey su ghiaccio, un altro è il giocatore più forte che abbia mai giocato a Bolzano e uno dei più forti della storia mondiale di questo sport, ma il primo che voglio mostrarvi è quello che quando ero bambino era più importante del sindaco, l'unica vera leggenda cittadina, Gino Pasqualotto. E quando vedo un signore che mi dice con il puntino, vedi, questo signore giocava a hockey, era forte, e il nonno andava sempre a vederlo giocare. Allora, insomma, se avesse detto zio, magari la distanza era... Bello. Era il giocatore simbolo, ma neanche dell'hockey, proprio della città, perché è il classico, il gigante buono che protegge sempre il più debole, sempre disposto a metterci la faccia su ogni cosa, a buttarsi per difendere il proprio compagno. Ma uno dei ricordi più belli secondo me con Gino era quando ha tirato la carica a Fetisov. Abbiamo giocato contro i russi, l'armata russa di allora, che aveva tre linee della nazionale russa di allora, che era veramente incredibili. Il loro giocatore più rappresentativo era Fetisov, difensore fortissimo di allora, forse il difensore più forte del mondo. Ha giocato poi a Detroit, ha vinto ancora una Stanley Cup a Detroit a 40 anni. E Gino, insomma, questo qua è venuto giù, ha fatto uno contro uno con Gino, non conosceva Gino. Gino faceva questa carica in maniera splendida, tecnicamente perfetta, è andato giù col culo, scusate con la parola, e l'ha preso benissimo. Lui si è girato, ha fatto capriola in aria, è atterrato e tutta la panchina russa si è messa a ridere. Chiaramente è stato un grande smacco, infatti poi dopo la partita sono andati la mano, stretti a bracci, perché chiaramente Gino era pieno di orgoglio di aver fermato un giocatore così forte con una carica così bella. Adesso faccio, infatti mi fanno sempre la battuta, no? Gino, come ti trovi in questo lavoro? Gli faccio, mi sembra di essere tornato indietro di 30 anni, perché 30 anni fa prendevo le parolacce in trasferta, adesso le prendo in casa. Faccio le multe sui parcheggi a pagamento. Pasqualotto fa le multe, detto, Gino, ti do il numero del mio furgone, ti prego. Ma sai, io devo fare cosa, io non guardo in faccia a nessuno, eccetera. Allora. I giocatori di hockey sono un po' come i cavalli da corsa. Finché rendi, vai, ti danno le coccole, la biada, l'avena, ti danno tutto quanto. Quando succede un imprevisto che ti puoi far male, tutto quanto, non è che dico, sei stato bravo, vai, questo è il tuo pascolo finché la finisci. No, ti vedono al macellaio per recuperare i soldi della carne. La cosa che mi gratifica di più non sono stati magari gli scudetti che ho vinto, ma il rapporto che ho anche instaurato con la gente, con i tifosi, che vedo tuttora venendo qui, che tutti quanti mi salutano, mi acclamano, quindi vuol dire che qualcosa di importante ho dato a questa società. Semifinale di Coppa Campioni contro una squadra kazaka di cui non ricordo francamente il nome,
durante il secondo tempo passa davanti al portiere, il portiere gli alza il bastone e lo taglia sulla faccia, lo porta in ospedale perché l'ha proprio aperto completamente. Sì, devo dire che non mi ha mai fatto paura il male. Lo porta in ospedale per mettergli dei punti, lo caricano in ambulanza e vogliono togliergli i pattini. Volevano togliermi i pattini, ho detto all'infermiera, ho detto non toccate i pattini, l'unica cosa che dovete fare è cucirmi perché devo tornare. E lui dice no, non togliettemi i pattini, cucitemi di corsa che devo tornare a giocare. Lo cuciono in ambulanza, gli mettono tipo 20 punti, gli mettono la maschera completa per giocare, lui scende, entra, torna in campo e fa gol. Cioè, questo è Lucio Toppati, uno che forse puoi spezzarlo, ma piegarlo è difficile. Qui sono i nostri campioni. Mike Rosati, Zarillo, questo è un ottimo giocatore, Martin Pavlo, questo è Topatic, Oberhoff, non dobbiamo dimenticare, l'altro capitano, Mike Rosati, grande portiere, Jager, questo è la nostra, questo si può dire, questa è la nostra storia con i nostri diversi campioni. Sì, una volta si fumava dentro, una volta era tutto normale, però era fantastico perché appunto la gente era attaccata alla balaustra, proprio ti poteva toccare con mano, sentivi la velocità del gioco, sentivi tutto quello che succedeva in campo, ed era fantastico. Beh, noi abbiamo avuto grandissimi campioni, specialmente quando c'era il lockout in NHL, che ho cercato sempre di prendere dei top giocatori e sono anche riuscito, ma penso che abbiamo avuto qui Jagomir Jagr. In quel periodo là c'era appunto lo sciopero NHL e si è cominciato a parlare che potevano venire questi giocatori qua a giocare in Italia. C'erano in aria due o tre nomi, avevamo come general manager Ron Chipperfield, allora lui a un certo punto viene col nome di Jagomir Jagr, no? Mi chiede Martin, ma cosa ne pensi? Che lui mi fa, guarda, questo qua è fortissimo. Io lo guardo e dico, non è fortissimo, è il più forte. perché allora aveva 22 anni. E è come se Dio si fosse materializzato in terra e avesse la maglia della squadra della tua città, della tua squadra. Quindi è una cosa che è un po' difficile da dimenticare. Cioè quelle 5 partite lì non le dimenticherai mai. Ce l'ho. Tutti. Questa era una squadra infermabile. Passaggio di Rosati, gol di Jagr. Variare molto di più in questo primo tempo perlomeno. Poi vedremo se l'allenatore dei francesi Benoit Laporte continuerà a insistere con questa tendenza di gioco. Jaromir Jagr prende la corsa centrale, cerca di superare Poutrier, va la conclusione, trova il gol! Jaromir Jagr! Assolutamente un uomo venuto dallo spazio che fa quello che vuole nel momento importante. È già la seconda volta che trova un pareggio per il Bolzano qui alla Pallaonda. L'aveva fatto con il Varese in un momento assai delicato ed eccolo qua Jaromir Jagr, lo vedete, supera la blu, supera Poutrier, non lo vede nemmeno, poi tira di polso, sembrerebbe un tiro normale, peccato che è un siluro per il signor Ilone. Sì, Jaromir Jagr tira con il polso come gli altri giocatori quando hanno 20 minuti per caricare lo slap shot. Vedete anche in tribuna la gente incredula, pandemonio al Pallaonda. Era un mostro praticamente, un mostro nel senso buono, sì. Chiaramente come giocatore. Era un ragazzo un ragazzone di 22 anni di 100 kg. E quando poi l'ho visto in doccia ho capito il perché è così forte, oltre che sapeva giocare benissimo a hockey, era sempre un secondo più avanti di tutti, ma aveva un fisico spaventoso. Bolzano ha sempre avuto la storia dell'hockey, Hockey Town Bolzano, ha sempre avuto i palazzi pieni, la Serie A è praticamente fallita. Palazzo vuoto, tristezza, che sentivi il disco, sentivi lo slap, cioè l'eco, era bruttissimo. La Ebel è stato la manna dal cielo, cioè io nel 2012 il Bolzano giocava contro il Pontebba davanti a 400 persone, la metà delle quali era al bar a bere la partita. Nella stagione 2013-2014 il Bolzano ottiene l'autorizzazione che chiede da tempo, quella
quella per lasciare il campionato italiano e iscriversi alla Ebel, la principale lega austriaca. Paura. Due sport diversi. La Serie A eravamo praticamente sempre primi, era quasi noiosa. C'è tutta la città che parla di nuovo di hockey. C'era quella, era una specie di, non so, di fuoco che era lì sotto, che non riusciva a trovare la strada per uscire, e poi hanno trovato il modo per aprirlo e boom, è riscoppiato. C'è un amore che secondo me non è mai morto, era messo lì in freezer e poi hanno trovato il modo per scongelarlo. Negli anni della Ebel, il giocatore più rappresentativo dell'HCB è il capitano Alexander Egger, ed è anche l'ultimo giocatore rimasto ad essere nato nel comune di Bolzano. Ha 38 anni e a fine stagione ha deciso di ritirarsi. C'è l'intensità molto più alta, diciamo. Ogni squadra gioca a quattro linee, il ritmo è più veloce, ci sono più stranieri in squadra, cioè il livello del gioco è più alto, anche se abbiamo avuto bei giocatori anche in Serie A, comunque penso che sia più veloce, più fisico e lo ritengo un bel livello. Con una squadra messa in piedi all'ultimo minuto e con pochi mezzi, il Bolzano sovverte ogni pronostico e vince la Ebel alla sua prima partecipazione, battendo fuori casa all'overtime di gara 5 i Red Bull Salisburgo, una delle squadre con il maggior budget del campionato. Ogni volta che vivo un overtime, un qualsiasi overtime, mi chiedo: ma se sono così teso adesso, come ho fatto a sopravvivere a quell'overtime? Perché è stato un momento di pura tensione che è culminata con quel gol di Ziga Panze che non è difficile davvero da descrivere, perché è stato un momento talmente perfetto, talmente alto, talmente inaspettato, anche se in quel momento naturalmente ormai tutti si speravano che si potesse vincere la Coppa, che è difficile da descrivere e speriamo di viverlo ancora quest'anno. È più bello vincere da italiano in un campionato austriaco. L'anno in cui Bolzano ha vinto la Ebel, vabbè, dico, quello è stato il miracolo dei miracoli, però quella squadra è costata credo su 1,5 milioni più o meno, e il Salisburgo ne costava all'epoca probabilmente 7-8, quindi dalle 3 alle 4 volte Vienna siamo più o meno le stesse cifre. C'è Klagenfurt, Salisburgo, poi un gradino sotto ci sono Linz e Vienna, che avranno un budget attorno ai 6 più o meno. Poi ancora un gradino sotto ci sono le altre austriache, c'è Villach, c'è Dornbirn. Ormai il Bolzano è quasi arrivato a quel livello di budget, ma grazie a tutto l'interesse che è nato con le entrate del pubblico, nuovi sponsor, più interesse porta sponsor, porta più gente allo stadio, e tutto quanto si è innescato un circolo virtuoso che non so come si fermerà. Spero che non si fermi mai, a dire la verità. A me personalmente, ti dico, non è mai successo, però ho sentito che a tanti gli hanno detto: ma io sai quanto guadagno il doppio, il triplo di te. Ci sono quei momenti dove, come hai detto tu, c'è il trash talk. It almost happened every game, you know, how much money you make in 20 grand here, you know, or you play for Bolzano, you don't even get paid, and stuff like that. So, yeah, I mean, it's something, you know, I think it's, especially when you're in playoffs and you're beating these teams, I think it's something that they don't like, obviously. And, you know, I think that, you know, motivated us more because, yeah, we have a smaller budget, but we have so much character on this team. And, you know, it wasn't about money or anything like that. It's about the group of guys that we liked each other so much and we wanted to play as long as we could together. È difficile trovare negli ultimi anni stranieri che intentano così tanto nel cuore, perché restano poco, restano uno o due anni e poi cambiano squadra. Quindi è difficile affezionarsi così tanto. Ormai per i Bolzano è una consuetudine che l'anno prossimo ti innamorerai degli altri. La stagione 2017-2018 inizia con grandi aspettative. L'anno precedente l'HCB è uscito in semifinale contro Vienna, la squadra che poi ha vinto il campionato. Il nuovo allenatore del Bolzano è l'italo-canadese Pat Curcio e il roster viene presentato come il più forte degli anni della Ebel. L'obiettivo ufficiale rimangono i playoff, ma in città in molti sognano la finale o il titolo.
vuoi giocare un, un tipo di gioco veloce, veloce, nuovo tipo come Pittsburgh gioca, anche in le altre squadre NHL come tu pensi di Nashville, queste squadre così, un tipo così deve giocare ogni partita, e così è bellissimo per guardare, per i tifosi e anche per gli allenatori, quando gioca bene è bello per guardare. Io penso che sulla carta abbiamo una squadra molto, molto forte, adesso dipende molto dall'autista, di se riesce a fare, a creare al più presto possibile di questi nuovi arrivati, quei vecchi che, italiani che sono con noi, un team e chiaramente è una squadra che riesce a competere con le altre società. Fanno 6 sconfitte nelle ultime 7 gare per i biancorossi e dunque la crisi in casa Bolzano sembra proprio non avere fine. Sembrava che questa squadra non si riuscisse mai a rialzare ed era assurdo perché sapevamo tutti che una squadra è veramente un'ottima squadra e perdevamo sempre quelle partite di un gol, ci facevamo rimontare, era un problema di testa, un qualcosa difficile da rimediare. And we weren't winning at the time and you know we were coming to the rink, everyone was pretty depressed, everyone was pretty down on life, you know, which sucks because you're in such a beautiful city and you got to go to the rink and you know put in time where sometimes you don't really want to be there. So to be honest, it was miserable sometimes coming to the rink and you're thinking about, you know, we knew we had a good team and why can't we get the wins and why is this happening? And if you look back, you know, they were all one goal losses and somehow, some way, we just found ways to lose every game. And, Oltre agli infortuni e alle partite perse in maniera rocambolesca, il Bolzano entra in una girandola di portieri senza precedenti. Curcio chiede la testa del portiere titolare, Marcel Melicerci. A Bolzano arriva allora il portierone Jakub Sedlacek, che però, dopo poche partite, viene chiamato a giocare in Russia, in KHL. Lo sostituisce allora Matt Klaimi, che però si infortuna in allenamento dopo solo una partita. A questo punto Knoll scova il finlandese Pekka Tuokkola. L'ultima chiamata si dimostrerà quella giusta. C'erano delle cose che non funzionavano e era molto difficile a venirci fuori. Personalmente per me era molto difficile perché, siccome come hai detto tu, a Bolzano non eravamo mai in questa situazione e io personalmente non ero mai ultimo per così tanto tempo e la pressione si sentiva, i tifosi erano delusi, abbiamo sentito anche tante parole da loro, dal giornale. I mean, it was tough. You know, we put a lot of pressure on ourselves to be good and also, you know, the fans weren't too happy either. They didn't come in the locker room, but they would, you know, they'd approach us if we were going on a road trip, they'd come with signs and you know, they would message you on Facebook asking you what's going on, or you need to play better and stuff like that. And they're pretty passionate here and it's obviously something a lot of us haven't dealt with back home, so it was definitely a first for us. Siamo andati a spronare la squadra, siamo andati a spronare il capitano e secondo me da quando abbiamo spronato il capitano e la squadra è cominciato ad andare bene. E come è successo quasi l'anno scorso. L'anno scorso siamo entrati dentro gli spogliatoi a dire le nostre parole come la pensavamo, anche quest'anno. Siamo andati dal capitano a dire le cose, ragazzi qua siamo ultimi in classifica, dovete fare bene. E secondo noi dopo da quella cosa là, è la mia fantasia, però da là siamo ripartiti. You know your jobs, be prepared. Hard work, preparation builds confidence. We need 3 points. We need energy, we need effort, we need whatever it takes to be successful. We continue this fucking climb. All right? Everybody on the same fucking page. Yeah! This fucking party! Yeah! This fucking party! Carlo! Yeah!
Dopo 16 sconfitte in 23 partite, Pat Curcio viene esonerato. È il 28 novembre e all'inizio dei playoff mancano solo 3 mesi. L'HCB è a 12 punti dall'ultima in classifica. Alla fine ho dovuto, che a me è dispiaciuto molto, cambiare l'allenatore. Nel frattempo sono stato molto molto criticato da tutti, Mark Knoll parla e poi le altre, vuol dire... Non serviva neanche un giocatore particolare, un nuovo innesto, serviva veramente qualcosa a livello mentale di nuovo che forse è riuscito a dare, anzi sono piuttosto certo è riuscito a dare coach Kai Suikkanen. We had a long meeting with the guys and everybody of those guys had to promise something. They had to stand up front of the team and they have to promise something. What he's going to give to this team that make the playoffs. You know, like two fingers on the Bible, they have to say, I promise this to this team. And the promises are on the wall in the dressing room. So you can see them every day when you come there, what I promised. And the guys are keeping those promises. What I think about people, if man says something, man keep his word. That's why they call him man. Woman can sometimes do whatever they want, but we men, we have to, if we say something, we have to keep our words. And if they say that's the way we are going to play and that's the way we are going to win them, I trust them. Yeah, he made his presence aware of it right away. He came in and said, I'm the boss now, what I say goes. And you know, he brought this calm effect to our team. You know, if we'd be losing after the first period, he'd come in and say, all right, we're playing okay, let's just keep going, we're gonna win this game, no problem. And you know, he said it in such a calm and confident manner that, you know, I think everyone believed him when he said it, you know. So it's not like we're not working in the NASA or thinking that who is going to the Mars first. This is not like that kind of thing. Ice hockey is a simple game. Even if it's the most biggest thing to our lives, we have to still think about it. It's only ice hockey. There's a billion people in China and they don't even know that we have a game tonight. So don't worry about it. If we lose, nobody dies. So it's not like so big thing like we think. We can do it like a little more relaxed, but when you go on the ice, of course, because you do your best, but the relaxed muscle is faster than the tight muscle. So we have to remember that too. Il Bolzano perde le prime due partite con Kai Suikkanen come allenatore. A dicembre vince 5 partite di fila, poi però ne perde 3 di seguito. Il 3 gennaio, al Palaonda, arriva il Salisburgo, la squadra più ricca del campionato. L'HCB deve vincere per lasciare finalmente l'ultimo posto e continuare a sognare i playoff. Radio ascoltatori di Radio HCB, buonasera, benvenuti dal Palaonda di Bolzano, prima partita casalinga del 2018 per l'HCB Altorrige Alperia, che arriva da 3 sconfitte consecutive. Questa sera affronterà i Red Bull di Salisburgo. Che aggiusta il disco sulla blu per Halmo. Halmo prova a passare, lascia il disco per Oleksiak, lo mette davanti alla porta, prova la conclusione, rete! Daniel Frank! Il secondo gol in 2 partite per Daniel Frank! Proprio con Thomas Raff, che non si sposta di un millimetro, disco dietro la porta, dove c'è Hughes, ancora Hughes, la conclusione con il rovescio e rete! Che gol di Hughes! 3-3 immediato del Salisburgo. 3 gol del Bolzano, tutte e 3 le volte rimontati. Bolzano vince il face-off adesso, Gander, pack per Tomassoni, rete! Mette Tomassoni! Il vantaggio del Bolzano a 3:32! Il vantaggio del Bolzano ancora una volta! E finisce qua! Bolzano batte Salisburgo! 4-3! Torna la vittoria! Forse nella partita più difficile di questo lungo filotto. I've said this like to my family at the beginning of the year, like even when we were in last place, I was like, if this team gets hot, like if we get in, I could see anything happening. I mean, we have such a tight group, and I really honestly believe this was always a possibility. Grazie al sistema della Ebel che permette questo quasi azzeramento dei punti nel qualification round, ho detto dai, forse veramente possiamo uscire.
possiamo uscire alla distanza. Dopo la partita con il Salisburgo, il Bolzano lascia finalmente l'ultimo posto. Nei due mesi seguenti riesce ad arrivare a un punto dalla qualificazione ai playoff. L'ultima partita per completare la rimonta è in casa contro lo Znoimo, già eliminato. Radio ascoltatori di Radio HCP, buonasera, benvenuti dal Palaonda di Bolzano. Il giorno della verità è arrivato, decimo turno del qualification round della Erste Bank Ice Hockey Liga. Il Bolzano è a un passo dalla qualificazione ai playoff. Basta soltanto un punto, un solo punto. Rek Spacek, puck sulla sinistra per Cipka, spazio, rete. Il gol del vantaggio dell'Orli Znoimo con un gran gol di Chip. Boruta sulla blu per Zajc, la conclusione da distanza, arriva il gol. Ai ai ai, il gol del 2-0 dello Znoimo. Attenzione ancora all'Orli Znoimo, adesso sulle ali e l'entusiasmo di scuola avanti alla porta, rete. 3-0, non ci credo, sta succedendo l'impensabile, crollo verticale del Bolzano, non ci voglio credere. No, non può essere, non possiamo uscire così. Ero quasi disperato. Ho fatto una preghiera, si può dire, anche su dal grande boss, e ho detto qui mi devi dare una mano perché sennò sono rovinato, finito. I think during the intermission, you know, we said this isn't where our story ends. We have so much more room to go and this isn't going to be the last game and let's go out and make sure that it's not. E poi sta il nostro buon capocurva, ha fatto un discorsetto alla curva che è servito molto anche. Ragazzi, è in questo momento che dobbiamo far vedere a cosa serviamo. Facile essere tifoso quando la squadra vince, devi esserci quando la squadra è in difficoltà. Non è merito nostro, perché assolutamente non è merito nostro, però secondo me è un aiutino. Quando vedi che sei sotto 3-0 e la curva comunque dà tutto, io sono uscito da quella partita che facevo fatica a parlare, mi facevo male le mani, cioè. So you could feel the energy in the building to start the second period, and I think if you're playing somewhere else and there's not that kind of emotion, maybe we don't get it done. So I honestly think there's been points of the season where the fans and the crowd have rallied our group to come back and win games. It's been a cool experience. Per Almo entra nel terzo d'attacco, ma Calmo mantiene il controllo del pack al centro per Monardo, la conclusione, gol! Rete! Dominic Monardo! And it started with Monardo's goal, and as soon as that goal went in, then we said, okay, here we go, let's start going. So che prova ad allargare Frigo. E dal terzo attacco, attenzione, c'è Frank dall'alta. Frigo dentro! Restisco lì! Rete! Togli Frank! Attenzione alla ripartenza di Angelo Miceli adesso sulla destra. Angelo Miceli si ferma, aspetta l'arrivo dei compagni. Parla Egger, il tiro. Rete! Rete! 3-3! 3-3! E questo mio amico mi ha visto piuttosto abbattuto, effettivamente ero quasi sull'orlo dello svenimento, visto lo shock. Mi ha portato questi orsetti gommosi appunto per farmi riprendere. Avendo mangiato quegli orsetti gommosi, quando li ho aperti me ne è caduto uno di colore verde e gli altri me ne sono mangiati. E abbiamo recuperato quella partita nel secondo tempo, già da 3-0 a 3-3. Da quel momento ogni intervallo questo mio amico mi porta gli orsetti gommosi, io butto via quello verde e mi mangio tutti gli altri. We have been playing this playoffs since I came here 3 months ago, but what a game. Nothing worked in the first period in our game, nothing. Didn't matter what we tried to do, it didn't work. But the second period, beginning of second period, guys came out flying. That was a great, great comeback from the players. They played a hell of a period. And end of the third period, we knew that tie is enough for us, so we just tried to protect that they don't score any goals. So that was our goal. But now we are there. We have been talking about this a lot with the guys, but now we are there. Now we don't have anything to lose. We have just something to win. Nella Able le prime tre classificate possono scegliere il loro avversario ai playoff, ma nonostante si sia qualificato per ultimo, nessuno sceglie il Bolzano.
l'HCB incontra così la quarta classificata, il Klagenfurt, che con 30 titoli nazionali è il Bolzano d'Austria. C'è un grande timore da parte delle squadre austriache del Bolzano ai playoff, perché ha sempre fatto fare grande fatica a tutte le squadre. Klagenfurt, it was a team that we probably struggled the most against in the regular season. I think maybe we only had one or two goals against them the whole year, and it was probably the last team we actually wanted to play going into playoffs. And Bolzano vince a sorpresa la prima partita della serie per 3-1. Questo è il primo gol segnato da Monardo. We went into there thinking, okay, like let's see what happens, and we end up winning the first game, and I think that's when everyone was kind of like, all right, like we can win this series for sure. Le cose però non sono così semplici e l'HCB perde in casa, nonostante questo incredibile gol di Anton Bernard, forse il più bello della stagione. La serie torna in parità e gara 3 è di nuovo a Klagenfurt. I padroni di casa dominano, ma Pekka Tuokkola, che ha giocato per due stagioni in Carinzia, è in gran spolvero e riesce a contenere i danni. A 10 secondi dalla fine, il Bolzano sta perdendo 1-0, quando Smith vede Petain che segna 0,2 secondi dalla sirena finale. Ai supplementari però il Klagenfurt riesce a vincere. Si torna di nuovo a Bolzano con la serie sul 2-1 per i carinziani. Crazy situation. I think it was just desperation, end of a game. I think Edge got back with the puck and I just tried to get up ice and I kind of saw Petain out of the corner of my eye and the pass just happened to go right on his tape and he was able to make a great shot. It was a pretty cool goal. Unfortunately, we lost that game, but it just shows the resilience of our team. Like all year we've found ways to get back in games, and I think even though we lost that game, that was huge just for the momentum of the team and, you know, just the confidence that we're never out of a game. Radio ascoltatori di Radio HCB, buonasera, benvenuti dal Palaonda di Bolzano, dove sta per andare in scena gara 4 dei quarti di finale playoff tra HCB, Alto Adige, Alperia e Ezekaze, il Klagenfurt. Poi Tuokkola per Almo, attenzione, c'è tanto spazio, Almo per Oleksiak, rete! Rete! Il gol del Bolzano! L'ha messa all'incrocio Oleksiak! Il Bolzano pareggia la serie! Dormita! La retroguardia del Klagenfurt. Gara 5 è la terza della serie che va ai supplementari. La vince il Bolzano con questo gol di Monardo che fa calare il silenzio sulla Stadthalle di Klagenfurt. Ora gli altoatesini sono in vantaggio 3-2 e gara 6 sarà a Bolzano. No, went on and we were playing physical, and I don't think they wanted to play that. And I think in the last two games it showed that, you know, you could kind of tell they were done. They didn't want to play us anymore, and we kind of took over the series. Radio ascoltatori di Radio HCB, buonasera, benvenuti dal Palaonda di Bolzano. Gara 6 dei quarti di finale playoff. Bolzano imposta la scatola, con calma. Gardner, back per Sointu. Sointu per Gardner, Tomassoni! Tomassoni! Il vantaggio del Bolzano! Si sblocca il powerplay biancorosso! E avremo a disposizione ancora 1 minuto e 51 con l'uomo in più! Bolzano cita la rete del vantaggio! Col numero 27! Mette Tomassoni! Mike Angelidis, quindi il gol è stato assegnato al numero 10 biancorosso, che ha deviato la botta di Tomassoni e ha quindi trovato la rete dell'1-0. Riesce ad arrivare sul disco di Sosa che va da Egger e grave, ma perché di rete! Rete! De Sosa! Chris De Sosa! Bolzano 2! Klagenfurt 0! 8 minuti da giocare! Calmi ragazzi! Ma questo è un gol importante e meritatissimo! È semifinale! È semifinale! Siamo in semifinale! Ci credo, da ultimi in classifica, il 3 gennaio Thomas, eravamo ultimi in classifica, oggi 20 marzo siamo in semifinale di Erste Bank Ice Hockey Liga.
Anche la semifinale è al meglio delle sette. Gara 1 è dominata da Vienna. I campioni in carica vincono 4-0, un esito che sembra a molti l'anticipazione del risultato finale. We didn't play well, we knew it, and to be honest, I think maybe it even worked in our favor because I think they underestimated us after that. I think them and everyone else thought it was going to be easy, and we knew that it was far from over. In gara 2 l'HCB pareggia i conti con un sonoro 4-1 e a gara 3 raggiunge un'altra volta i supplementari, dove vince con questo fortunoso gol di Miceli. Again, going into those overtime games, we're not waiting, you know, for the bounce that goes in our own net or something bad to happen. Like I think we were at the beginning of the year, we always expected something was going to go wrong. Where now, we just know how to deal with everything and we're fine with no matter what happens. So. Gara 4 è al Palaonda e la serie è sul 3-1. Un'eventuale vittoria significherebbe avere già un piede in finale. Radio ascoltatori di Radio HCP, buonasera, benvenuti dal Palaonda di Bolzano, anzi dallo spettacolo del Palaonda di Bolzano. Questa volta non è un modo di dire, il Palaonda è gremito in ogni ordine di posto, 7200 spettatori. Buon lavoro di Tomassoni, Gardner torna da mezzo, Tomassoni va da Sointu, ora Bolzano a far girare il pack, Mattia Sointu prova ad accentarsi, disco in mezzo, che gol che ha fatto Sointu, che gol che ha fatto Sointu, Bolzano 2 viene a 0, ha messo un pezzo e ci sono anche 2 minuti contro il Vienna, ci sono anche 2 minuti contro i Capitals e quindi Bolzano che credo che dovrebbe essere ancora in power play. Tomas, che gol ha fatto Sointu? Si sono persi i soliti ragazzi, ha preso il disco, ha fatto quello che ha voluto, è arrivato davanti alla Molò, slalom impressionante di Sointu. Disco per Monardo, pack per Tomassoni, Tomassoni per Gardner, Tomassoni fa partire la conclusione, doppietta e gol di Angelidis, Mike Angelidis! Soli 17 secondi dall'inizio della seconda frazione. Bolzano 3, Vienna 0. Sulla sponda prova ad arrivarci per primo Petten, ci riesce, ultimi 30 secondi, attenzione, va in avanti Sointu, non riesce a tirare, arriva Carlisle! Gol! Chris Carlisle! A 25 secondi dal termine del secondo tempo. Con l'astrone il disco per Bernard, rete! Tony Bernard! Gara 5, gara 4 è nostra! 3 match point per il Bolzano! 3 match point per il Bolzano in semifinale! Bolzano 5, Vienna 2! Questo Bolzano ha un cuore immenso e questa sera mai e poi mai Vienna sarebbe uscita con una vittoria di fronte a un Palaonda così. Mai e poi mai avrebbero vinto una partita come questa. La vince il Bolzano, merita e come per tutto quello che ha dimostrato, per il cuore, per il budget inferiore rispetto a quello che ha Vienna, ma per tante piccole cose che a Bolzano sono riuscite e a Vienna non sono riuscite. L'ultima vittoria è sempre la più difficile, l'ultima fetta di torta però è sempre la più appetitosa. Il Bolzano si trova a gara 5 delle semifinali playoff dell'Est Banca Hockey Liga, avanti 3-1 nella serie contro il Vienna Capitals. Attenzione ora, proprio Bolzano ha la chance con Frigo. Frigo, ma la cosa! Luca Frigo! Rimbalza ancora nello slot davanti alla gabbia di Pocco, la Bischione, mancano 4 secondi. Bolzano torna in finale, che impresa, che squadra,
vittoria, pazzesco, il Bolzano vince 2-1 anche in gara 5. Si piange sulla panchina di Vienna, Bolzano è in finale. Somebody asked me about that Vienna series. How could you win though, so good team? I tell them because our game is going like this all the time, and the other teams like Klagenfurt and Vienna, they were already on this level. We were started here, but our game was going all the time like this, and I think their game is going like this. So now we are on this point and we are at least on the same level. We have a good chance, but of course we have to keep that level. We are not maybe so good is if you look at the player against one player, next player against the second next player, but if you look at the whole group, the whole team, then we have a good chance. I say all the time that we have to take one step more, a little bit better. And if we think about that, 20 guys are doing their job a little bit better, you have to always say that it's 20 times a little bit better, and 20 times a little bit better is a hell of a lot. Ed eccoci arrivati finalmente alla partita che a Bolzano nessuno si aspettava di giocare. Non nell'anno in cui l'HCB è stato a lungo ultimo in classifica, un'onta senza precedenti. In finale c'è di nuovo il Salisburgo, la squadra più ricca della Lega, la stessa squadra che il Bolzano ha battuto 4 mesi prima, uscendo così dall'ultimo posto in classifica. Il Salisburgo è anche la stessa squadra contro cui l'HCB ha vinto la Ebel alla sua prima partecipazione. A ricordo di quella finale persa, i tifosi austriaci espongono lo striscione Vendetta per 2014. Nello stadio discoteca di Salisburgo si sentono due cose, gli stacchetti del DJ animatore e i tifosi del Bolzano. The Sunday game in Salzburg, they were louder than the Salzburg fans, so I like it. Il Bolzano vince la prima partita per 2-1, segnano Miceli e Petén. It was just another game, but game one was really big for us. Douglas stood on his head, and we scored two power play goals. And you know, I think we maybe had four or five chances the whole game, and you know, we capitalized on two of them, and that was it. And you know, obviously, to steal the first game on the road in Salzburg, we looked like we were in a good spot. And then... Anche gara 2 è a Salisburgo dopo solo 24 ore. L'HCB però perde 3-0. Radio, ascoltatori di Radio HCB, buonasera, benvenuti dal Palaonda di Bolzano, dove sta andando in scena gara 3 delle finali playoff della Erste Bank Ice Hockey Liga, con il Bolzano che è riuscito ad espugnare l'Ice Arena di Salisburgo per 2-1 in gara 1, poi è caduto per 3-0 in gara 2. È iniziata gara 3 di finale playoff con i Foxes che provano a spingersi subito in avanti con Oleksiak. C'è Almo che non riesce a arrivare sul pacchetto, attenzione, recupera un buon disco Monardo che non riesce a mettere in mezzo per Oleksiak, il disco sulla blu dove c'è Egger, pensa al tiro, lo effettua, riesce! Il picchiato vantaggio del Bolzano! Primo tiro in porta e disco sotto l'incrocio dei pali, Capitan Egger, Bolzano 1, Salisburgo 0! Le Red Bulls provano subito a farsi sentire, il back lungo la balaustra, Pallestrang cerca Hughes, viene anticipato da un ottimo intervento di Clark, Clark per Bernard, perde un brutto disco, attenzione alla conclusione, chiude, tuoccola sul suo palo, arriva il gol dei Red Bulls con John Hughes, immediato pareggio, avvio di partita devastante con John Hughes che qua ha girato la porta, ha messo il back sul corpo di tuoccola e il disco è rimbalzato su Tuoccola ed è entrato in rete. C'è ancora il Bolzano con Monardo, gli applausi del Palaonda a sostenere la squadra, Gartner per Sointu, Sointu ancora per Gartner, il tiro rete! Robin Gartner! Bolzano 2! Salisburgo 1! Colpisce il power play biancorosso dopo 3 superiorità numeriche, il Bolzano ritrova il vantaggio. Fila dall'altra parte per Egger, Egger per De Souza, riparte il Bolzano, De Souza, Sointu, ancora per De Souza, si ferma Chris De Souza, il disco dentro per Petén, rete! Alex Petén! Rimettiamo!
Corona subito in piedi, 3-2, ritroviamo il vantaggio con Alex Petain, gran giocata qua di Chris De Souza, che ha messo dentro l'assist di rovescio per Alex Petain. Deviazione sotto porta, non si attiene Starkbaum e il Bolzano centra la rete del 3-2 e finisce qua. Bolzano batte Salisburgo 4-2, si porta a casa gara 3 nel delirio del Palaonda. Il giorno seguente però il Bolzano perde 6-3. Il fattore campo è di nuovo del Salisburgo. Alle 8 di mattina di domenica i pullman dei tifosi partono da Bolzano. Fra di loro c'è anche Olivo con la sua famosa borsa di formaggi e salumi. Cazzo, tu ti hai dimenticato il prosecco. Autista, fermati via Palermo! Dai. Ma questo è il formaggio di Gardner. Ah, ci fermiamo adesso. No, pa. Gara 5 forse è la partita più spettacolare di tutta la serie. Il Salisburgo va subito in gol, ma il Bolzano non si arrende e poco dopo pareggia con Monardo. Ancora 15 secondi con l'uomo con due uomini in più, c'è spazio per andare via. Attenzione, 1 contro 0, salta l'uomo, rete! Pareggio del Bolzano! Con Dominic Monardo in 5 contro 3, 1-1! E qui Monardo ha fatto un lavoro strepitoso. La partita procede così, fra continui ribaltamenti di fronte. Il Salisburgo va sul 2-1, poi Gartner, uscendo da una penalità, pareggia ancora una volta. Attenzione perché Gartner può partire 1-0. Gartner 1-0, Gartner rete! Gartner! In uscita la palla di box! Piazza il 2-2! Seguono un altro gol del Salisburgo e una doppietta di De Souza. A 4 minuti dalla fine, il Bolzano è avanti di un gol. Attenzione al contropiede biancorosso. Il contropiede per il pareggio! Game 5 was probably the craziest game, you know. We capitalized on our chances again and, you know, in my heart I still think we should have won that game, you know. The refs called a 5-on-3 with 2-3 minutes left and it's something I've never seen in hockey before, you know, two pretty petulant calls that, you know, maybe any other game aren't could be called, and you know, I was kind of on the bench thinking, what's going on here? Like this is crazy. I've never seen that before. And c'è l'ingaggio Salisburgo, un minuto di 5 contro 3. Eccolo qua, subito arriva il gol immediato di Bobby Raymond. So they score the first goal, 5-on-3, they go to 5-on-4. I'm like, okay, it's tied, you know, we'll go in overtime, we'll win this thing. Avanza Müller per Harris, eccolo qua. Gol del 5-4. And then they score again on the power play. I'm like, oh no, we have a minute left. I'm like, this isn't happening right now. There's no way this is actually happening. And then, I'm not talking about referees, but of course the last 3 minutes we were leading one, we took two penalties, or actually if I said we get two penalties. I got on the ice with maybe a minute left and they turned the puck over and senza problemi Salisburgo, però Bolzano che recupera il disco con Almo, arriva sotto porta, Mike Almo! Rete!
Che gol ha fatto Mike Calmo! Che gol ha fatto Mike Calmo! You know, I was, this time I wasn't even thinking. I just took it to the net and was able to put it in. And you know, our whole, you know, it's raised our spirits again. I'm like, okay, here we go. We're gonna win in overtime now. And you could see they were tired, and we were getting our chances. They were getting their chances too. But I think we all felt pretty good. And you know, I think at that point we were thinking, all right, we're destined to win this whole thing here. You know, we've responded numerous times in this game, and we're coming back, and we're gonna win this overtime, and probably we're gonna win it back at home in game six. And then sure enough, you know, off a face-off, they circle the net and they're able to wrap it around on Pekka. And you know, I think after the game, as soon as I went in, they were like, oh no, like now we're down. Now we're down, it's gonna be a tough battle. We gotta go back and win a game. And you know, that's, we get in the locker room and Kai comes in and goes, that's okay boys, you know, they won. Anyone could have won that game. We go home, we just gotta win at home and then take it back here. And you know, that was the biggest thing about the Foxes, you know, We would be down for a little bit, but we would rise back up again, and we'd rise back up even stronger. Hi. How are you? Gange. Davvero? Me cosa regali? Grazie mille. Me cosa? Speriamo che vinca, anche perché è stato un bel regalo per il pubblico, per la stagione e tutto, e poi se lo giochino fuori. Ti do la verità, dovessero perdere, sarà sempre una bella festa perché la squadra è stata grande e ha fatto una bella stagione. C'è Petain che va da Biceli pensa al tiro, va da Egger la conclusione, gran salvataggio di Michel Schickel in tuffo, ancora Bolzano però in possesso, Egger va da Biceli, Angelo Biceli, Bolzano 1, Salisburgo 1. Nel primo tempo l'HCB passa 8 minuti su 20 in inferiorità numerica, ciò nonostante la prima sirena suona sull'1-1. Soffro perché nel mio DNA... You know, the last few games, the power plays were 8-2, 9-2 for the other team. And, you know, whether it's there or not, when we believe in this room, you know, when coaches, they don't want us to win. And, you know, no one wants us to win. The refs don't want us to win. The league doesn't want us to win. Whether it's true or not, I mean, yeah, it's probably not true, but that motivates you when someone says that. And, you know, I think you work harder because of that. You know, they don't want the small balls in the team to win. You know, I think everyone builds each other off of that. And, you know, whether it's mostly just a mental thing to get you going or whether it's true, I mean, I would like to think it's not true, but, you know, it makes us work harder and motivates us. So whatever works, I guess. Fermato con un fallo, due minuti, tiro di rigore, porta Austin, parte Austin Smith, ma si dimentica del disco e para Starkbaum.
attaccare Glina, non ci è arrivato ancora Daniel Glina, davanti alla gabbia di rete, Oleksak! Oleksak! Bolzano 2! Salisburgo 1! Un buon back, poi Tratnik, attenzione, apre dall'altra per Müller, arriva il gol del 2-2 del Salisburgo. Ora Miceli per un defeat, prova a liberare il Salisburgo, non ci riesce. C'è Eger sotto porta per Petè! Rete! Alex Petè! 3-2! Non dico niente, sono molto scaramantico io, vai. Lasciamo stare queste cose, io sono molto scaramantico. Ma che passa, ma che passa? Una gran bella partita, stata fino in fondo, probabilmente crepo prima del terzo tempo. Che Madonna stava per segnare. E che se andiamo a Salisburgo per gara 7, le finali a Salisburgo lo sappiamo già come si vincono, quindi sono tranquillo. Da solito dentro per Austin Smith, Starkbaum il disco è lì, non riusciamo a concludere, arriva Gartner, 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 Gartner. Attenzione, c'è un po' di spazio Frigo, la porta è vuota, dentro per Frank! Dalle Frank! Dalle Frank! La chiudiamo! La chiudiamo! 6-3! Non potevano venire ad alzarci la coppa davanti agli occhi, non dopo questa stagione. Grandissimo Bolzano, monumentale Bolzano, immortale Bolzano. This season, this story wouldn't be fitting unless there was a Game 7, and this is what we want. We're excited as hockey players, and we're looking forward to it. It's going to be a great game. Sì, sicuramente. Poi alla fine mi sono emozionato vedendo tutta la curva e tutto quanto, e, sapendo che era la mia ultima partita in casa, però comunque adesso c'è ancora un obiettivo da raggiungere e quello sarebbe il sogno. Questo Bolzano non muore mai? No. Non si chiama il vecchio cuore bianco-rosso per niente. Gli ultimi 20 anni che ero qua ha sempre battuto e sì, si vede anche quest'anno come siamo cresciuti come gruppo e questo ci dà molta energia. Abbiamo giocato la partita della vita, abbiamo giocato la partita da Bolzano. Venerdì 20 aprile a Salisburgo va in scena gara 7, la bella dell'intero campionato. Chi vince questa vince tutto. I tifosi del Bolzano invadono la città di Mozart.
I think our team were really hungry to win. They really wanted to win, and they were willing to pay the price. And it means that you have to go to the dirty areas. You have to take hits. You have to. It has to hurt sometimes. Then you know that I'm giving everything to this team and everything to this game of ice hockey. You know, going into that game, I was thinking, okay, this could be a tight game. You know, we're gonna have to battle. We're just gonna have to capitalize on our chances. We need Pekka to play well, and you know, we're gonna win this game. And you know, Minardo scores right away. And then I think Sousa scored. And then Frigo scores. You know, I'm looking at the score, it's 3-0. Okay, we got a great lead. Like, we were not expecting this to happen. You could kind of see they were tired, you know, and our plan was, okay, we don't need any more goals, but let's not give anything up here. And, you know, we know if they get one, they're going to get a lot of life and try to come at us. So it took them to 5 minutes left to get their first goal. And I think even still everyone was, okay, you know, there's 5 minutes left. They still need to score two. We're going to be okay. And then they scored again with a minute and a half left. And I think at that point everyone was thinking, okay, holy crap, what's going on here? It's 3-2. They still have a minute and a half left. And I was on the bench at the time. I think you could hear everyone's heart pounding. And if you ask me what was my feelings, I can honestly tell that I can't even remember. That was just so much happening and so much thing. But one thought was on. And I was like, this can't end like this. That was what I was thinking, that we have to do everything. But guys, of course they got a couple chances, but hey, if you have six guys and we have five guys, of course you can shoot from somewhere because they have an extra guy. It doesn't matter how well we play, there's still one guy open somewhere. And if they play it to him, of course he can shoot, and maybe he hits the net, maybe not. But we were blocking shots, we were diving there all over the places, and guys were, like I said, told you before, paying the price. And luckily, obviously, we had some good blocks near the end, and Pekka made a pretty big save near the end as well. And the puck, I think, squirted out of at our end with 3 or 4 seconds left. And I think that's when you could feel everyone's just sigh of relief and like, okay, this thing's over. We've actually gone and done it. Pure euphoria, I think. I remember jumping on the ice and throwing my gloves as far as I could and my helmet, and you know, everyone coming in, and you just have the goosebumps and everything running through your body, and that just complete natural high to battle with a team like these guys and go through everything we had and to end up, you know, obviously successful with the championship. It's, you know, clear. It's nothing I've been through and nothing I'll ever experience again. Lo striscione Vendetta per 2014 viene mestamente ammainato durante i festeggiamenti del Bolzano.
this journey was meant to be like that. It was meant to be like, it's not going to be easy. There's some bigger guy upstairs who maybe made the plan or had something, how are we supposed to do it. It was same thing about the last game. If we have won it 3-0, like it looked like 4 minutes before the game ended, it doesn't even feel like that because it's not like part of our journey. Our journey was rough and it was a lot of like tragedy and tight situations and something like that. So I think the story was meant to be read right like that, that even the end of the last game is going to be so tough that they have a scoring chances and they score 2 goals, but at least we win. It's like a picture of the whole season. Journey was great, but of course it's after the journey, it's great to win and hold the cup on your head. Yeah, somebody sent a message that what time are you coming? Not to me, that our physio man and just asking what time you will be here because there's a hell of a lot of people waiting for you, and that was like a surprise. What are they doing there during the night? And that was a big surprise. I mean, to expect fans, you know, 4 a.m. to come back here or, you know, show up and wait for us for who knows how long, I think it would surprise a lot of people. I don't know if it particularly surprised us because these fans they're so passionate about hockey and passionate about the Bolzano Foxes that, you know, we just embraced it. And, you know, to have that support, you know, throughout the year, it helped us so much. You know, obviously in Salzburg when they have their little section and they're cheering and they're singing over, you know, 75% of the Salzburg fans, it motivates you and it's such a great help, and you want to be committed as much as them, and you want to help them help each other win, and you want to celebrate with them just as much as you want to celebrate with their teammates. A questo punto ho chiesto a Kai Suikkanen un'ultima cosa. E se in quell'assalto finale il Salisburgo fosse riuscito a pareggiare? Maybe then the story would be even greater and we have won it in overtime. When we won, I was so happy we won, but after, you know, 2 or 3 minutes, it still hadn't settled in. I think even, you know, coming to the rink today and talking with you guys, and maybe yesterday too, after, you know, the parting, the celebrations had stopped, I think, you know, you look back on the year and, you know, it finally hits you, like, look what we just did. Like, we did the impossible, like, some, you know, we accomplished things that no one ever thought we ever could. And, you know, it's just, it's such a good feeling. It's a fairy tale story. And, you know, I think it goes to show the character and the type of people we have in this dressing room. But when everything is done, then you can tell the truth that we were good. Last 26 games after the break, mid of February, and when we then a qualification round after that, we played 26 games and we won 19 of them. And we played against very good teams, like when we made the playoffs, like Klagenfurt, Vienna, Salzburg. There is nobody, anybody left, and we beat them all. So of course we have to be champions, and of course if we want to beat those teams like we did, we have to play well. You know, it's funny because looking back earlier in the year, I remember talking to some of the guys and thinking to myself, you know, this is the closest team I've ever played with. I mean,
every single guy on this team is so close, and everyone likes each other in the locker room. And that's not always the case on every team. That's not necessarily a bad thing, but you know, it's not like that here. And to think that we were in last place for so long, usually the closest teams are the best teams. And so thinking about that, it's funny because you knew the tide would have to turn and eventually we'd get to this point. So it all worked out. And I think the biggest reason is because of how close our team is in the locker room, for sure. And I think, I really honestly think that's why our team's come so far to this point, is the adversity we had this year has been like no other. And the guys have just really stayed together, competed, and really believed that we can get this done. Non ci fosse stato il Bolzano ultimo in classifica, non ci fosse stato Curcio, non ci sarebbe stato Tuoccola, non ci sarebbe stato Miceli, non ci sarebbe stato Sointo probabilmente. E magari la strada sarebbe stata diversa. Forse ogni cosa ha un perché. No, to be honest, I don't think anyone on our team's felt pressure for the whole playoffs because no one expected anything of us, so why do we feel pressure? You know, we were supposed to lose. So, you know, not having pressure has really helped us. You know, there are so many times this year where I was like, oh no, like this is going to be an early season, you know, but every day this team came back and found a way, and it's something that just goes to such a great story. Però voglio fare questo un grande ringraziamento ai tifosi, a voi, perché voi siete il settimo uomo in campo e anche il Salisburgo era come una partita casalinga. E perciò va il mio ringraziamento di cuore a tutti voi che ci ha seguito questa squadra tutto l'anno. E io vi dico una cosa, oggi ho già incominciato a fare la squadra per l'anno prossimo. La storia di come Cenerentola partì dall'ultimo posto e vinse il campionato finisce qui. C'è però ancora un'ultima cosa che volevo mostrarvi. Ricordate la coreografia di gara 6? Quella con le bandierine? Questa qui. I freddi altoatesini avevano un messaggio per la loro squadra.